Claudio, chiedo di accomodarsi, grazie. Adesso facciamo una prova con la piede in fondo, mi sentite? Sulle mani se mi sentite, tuffatevi in canale se non mi sentite. Allora, mi sentite, ok. Allora, vedo che la sala è abbastanza piena. Allora, innanzitutto benvenuti, bentornati a Foscari, qualcuno qui ogni giorno. Benvenuti a questa sessione che è, come dire, è una sessione di pre-apertura della Digital Week che in verità apre a mezzogiorno. Io sono Leonardo Buzzavo, ho insegnato per molti anni qui a Foscari strategia d'impresa, adesso anche imprenditorialità. Ho anche studiato qui a Foscari, quindi questa è stata la mia università per alcuni anni, l'ho vissuta da studente. E devo dire che oggi ci sono molti studenti qua, sulle mani gli studenti di Foscari, sulle mani i laureati, che stanno guardandosi intorno, ambiti da molte imprese, no? Che vogliono assolutamente le vostre professionalità. Lo dico in modo un po' ironico, nel senso che oggi parleremo anche di questo, di cosa significa, no, professionalità digitale. Allora, il mio ruolo, oltre a quello di coordinatore della Digital Week, che però è uno sforzo di tantissime persone, è quello di fare questa, si può dire, diciamo, moderatore di questa conversazione. Il tema è le professioni del digitale e abbiamo quattro voci che ci possono aiutare a riflettere un po' su questo, visto che abbiamo anche tantissimi studenti che si laureano tra poco, magari stanno già lavoricchiando, le persone che si stanno interfacciando con il mercato del lavoro, ma non solo studenti, abbiamo anche dei professionisti che operano in questa direzione. Vedo che stiamo scaldando anche i motori dell'audio, così questo ci serve in modo che all'apertura delle 12 tutto sarà pronto. Poi verranno alzate le tende, si metterà il punto di rialto e quindi tutti fuori, no, si andranno in un sospiro in questa direzione. Dicevo che abbiamo quattro voci interessanti, senza dubbio. Una è quella di Edoardo Cassina, che è Global Content Manager dei social media di Nokia. Credo che non abbia bisogno di presentazioni nell'azienda Nokia, anche se negli ultimi anni è ancora con l'iPhone ha picchiato duro, no? Perché un po' di anni fa Nokia, diciamo, aveva un po' più di spazio. Non a caso, solo per social media, la prima cosa che mi ha chiesto è qual è l'hashtag dell'evento, per cui mi ha chiesto subito. Tra l'altro, grazie se selezionate i vostri telefoni, perché così ci aiutiamo in qualche modo a comunicare. E poi abbiamo Pasquale Popolizio, che è di qua, che è coordinatore di un gruppo che guarda i web skill, quindi proprio le competenze e le abilità che hanno a che fare con il web, di un'associazione che si chiama IWA, di cui lui ci parlerà, che appunto si occupa di tenere d'occhio che cosa succede alle competenze digitali. Poi abbiamo Gianni Fotti, che è quello più vicino al ponte di Rialto, d'accordo, sulla parte del tavolo, che lui è un imprenditore che si occupa di comunicazione digitale e quindi è qualcuno che fa, non è solo uno che parla, però poiché è un capace, nella nuova squadra di Confindustria, lui adesso è a capo della divisione servizi innovativi, si occupa delle tematiche del digitale, quindi ha un'esperienza sia riferita alla sua azienda che riferita anche al suo ruolo in Confindustria. Bene. E poi qui vicino a me è un gradito ritorno a Digital Week, perché è stato anche a Digital Week 2 anni fa, che è Matteo Rigamonti, cafoscarino peraltro, e con qualche capello bianco, perché insomma si è laureato non l'anno scorso, insomma un po' prima, e ha fondato Pixar Printing, una società che, come ci racconterà, ha virato da una semplice, diciamo, di fare delle stampe anche a creare nel digitale un vero e proprio business, crescendo molto e con un'esperienza anche che si apre il mercato internazionale. Quindi abbiamo quattro voci interessanti, importanti. Io volevo rompere il ghiaccio con voi chiedendovi qual è stato come persone il vostro primo impatto con il digitale, nel senso che se io ripenso a un certo punto ricordo che sono stato ipnotizzato da un orologio che non aveva le lancette ma aveva dei numerini, no? E quindi il primo orologio digitale che ho visto di un zio è visto se mi lasciava guardare questo oggetto. Poi man mano altri oggetti digitali, no? Il primo computer che aveva 3,5K di memoria, con cui oggi non riusciamo neanche a fare, diciamo, probabilmente un tweet. Quindi ognuno di noi probabilmente ha un proprio impatto con il digitale, ma probabilmente io chiedo qui a Edoardo, che forse è il più forse anzi mi sta sicuro sei il più giovane, tant'è che tu vieni facilmente scambiato con uno studente. Ecco, dimmi così in telegramma sul tuo primo impatto con il digitale. Il primo impatto con il digitale io lo associerei al mio primo impatto con internet. Mi ricordo quel modem di Tiscali quando mi arrivò a casa, ricordate ancora adesso il 56K, il rumore tipico per collegarsi a internet, quelle le immagini che interminabilmente si
si dovevano caricare, quindi sì, lo associerei al, appunto al primo modulo che ho ricevuto, che poi è stata un po' la svolta della mia vita e mi ha portato a seguire un percorso sia di studi sia appunto di carriera, che mi ha portato adesso appunto a lavorare in occhio sui social media. E se posso chiederti, i tuoi studi sono stati, come dire, già virati sul digitale o comunque a cavallo di questi temi? No, direi di no. Sono stati soprattutto improntati sull'internazionalità dello studio. Io adesso è quasi da 10 anni che non sono più in Italia e niente, ho 28 anni comunque alla fine, per dirvi la mia età. E ho iniziato con un doppio corso di laurea del Politecnico di Torino, in cui si svolgeva 6 mesi in una città europea, che io poi ho scelto Parigi, e 6 mesi appunto nella sede di Torino, questo per 4 anni. Da lì sono fuoriusciti 2 stage interessanti, e nel secondo dei miei stage, dove poi ho incontrato questa carriera nel digitale, con uno stage appunto in Fiat in Inghilterra, qui facevo l'assistente nel reparto marketing, mi occupavo di assistere il digital manager, e da lì poi appunto è stato un susseguirsi di sia di studi dopo con un altro master, questo di nuovo a Parigi per l'USP, che è una grande scuola di Parigi, sia poi con i successivi stage e lavori che mi hanno sempre portato poi a focalizzarmi sul digitale, ma premetto che il digitale, come lo conosciamo noi, non è code, non bisogna fare codici, non bisogna assolutamente creare. Peraltro si insegna molto a sapere economico aziendale, si insegna molto a sapere umanistico, mentre lì effettivamente molti dei nostri studenti non sono quelli che chiameremo degli smanettoni. E quindi mi interessa anche poi che riprendiamo questo aspetto. Il digitale non significa solo codice, programmare, significa delle cose che invece cercheremo di capire un po' meglio. Quindi, ti bloccherei su questo perché è uno degli aspetti che vorrei riprendere. Pasquale, tu che diciamo, il tuo impatto col digitale, tu hai qualche anno di più di Edoardo, siamo più vicini. Sì, io sabato mi presento, Pasquale Maurizio, sono nato nell'anno in cui Gagarin andava per lo spazio, quindi diciamo che un po' di annetti ce li ho. Diciamo che il mio primo impatto con il digitale è stato contemporaneamente realizzare la mia tesi di laurea nell'87 su un Windows che non aveva ancora le finestrelle e quindi era soltanto il codice con quei bei flopponi che tipo 33 giri. Allora all'epoca eri un po' indietro, perché nell'87 c'erano già le finestrelle, giusto? Quindi ti avevano lasciato. Ma avevano lasciato computer senza finestrelle, ma per fortuna era meglio così, perché tenevo. Forse usavi i Word Perfect. WordPerfect, InfiWrite, una cosa del genere. E poi contemporaneamente però mi divertivo a suonare con dei miei amici su l'Atari, la musica. E quindi Atari era uno dei primi, è nato, ha avuto uno sviluppo incredibile per fare sequencing di musica, eccetera, e quindi noi lavoravamo, facevamo musica sugli Atari. Queste sono state le mie principali esperienze digitali. Però poi invece di avere successo come rockstar, che sei occupato più di temi vicino sul web, sulla rete internet. Ok, di cui ci racconterai, perché tra l'altro la tua associazione ha anche una visione trasversale che è abbastanza interessante. Gianni Poppi, che ho detto che sei più vicino al Conte degli Alto, ma insomma non è che ci dobbiamo necessariamente tuffare. Tu che anche tu hai qualche anno più di Edoardo, che siamo più vicini magari ad aver vissuto il digitale più all'anno, qual è stato il tuo impatto storico? Ma mi sa che oltre che più vicino al Conte di Alto, voi siete di Gagari. Tu hai avviato il. Sono okay. Anche il più vetusto di questo tavolo, cioè di 2 o 3 anni. Ho visto che Matteo ti ha guardato con una rete sfida adesso. Adesso faremo la foto. Adesso vediamo. Ma allora così faccio un po' tornare indietro, penso che pochi ricordino l'oggetto che sto per raccontare. E l'oggetto di riferimento si chiama Commodore 64 ed era un mito, e l'ho trovato nell'ufficio di un'azienda milanese. Allora, fammi vedere chi conosce i miti. Chi conosce il Commodore 64 sulle mani? Ah, però. Chi ne ha mai visto uno davvero? Chi ne ha usato uno? C'è ancora qualche mano su. Allora, dei miti resisti. Allora, circa. Io ce l'ho funzionante ancora. Lui ce l'ha funzionante, quindi meritava. Ecco, c'è un mio amico, un imprenditore milanese, anche noto, che li ha esposti nella sua sede tutto
storia di passando per tutti i vari modem, modem, computer della storia, e il primo all'inizio, proprio nel 64, addirittura qui si va a dire ho ancora il registratore di cassette, perché era la cassetta che si partiva. Quindi questa è la mia pillola. Il duplicatore. Diciamo che il floppy disk era già ricco. Il floppy disk, no, ma i comuni in Italia non avevano registrato. Perché non esisteva il floppy disk ancora. Credo che all'inizio ci fosse solo il registratore di cassette, e dopo è uscito il primo. Esatto. Dopo il primo del 64, dopo la Super 5, è arrivato il primo floppy, però dicevo per i ricchi, perché era veramente... Beh, insomma, questo è dato il tuo impatto. Mi fa piacere comunque che qualcuno conosca i video e qualcuno li tenga ancora in vita. Matteo, visto che hai guardato con aria di sfida già, che quando ho detto che lui è più vecchio, no? Beh, comunque devo dire che faccio parte allora dei ricchi, perché marzo 1983, presentazione del Commodore 64, ho resistito 3 mesi perché costava veramente troppo, e a giugno ho acquistato il Commodore 64. All'inizio correttamente con cassetta, ma veramente la cassetta era impossibile anche nel 1983. Quindi grazie a un finanziamento genitoriale che alla fine è stato fruttuoso, è stato acquistato il floppy disk. È stato il mio primo atto di stracciaggio della mia vita, è stato quello di fare il buco sul floppy per poterlo formattare anche dall'altra parte. Quindi questo è stato, dopo l'altro ricordo importante, è stato il primo modem che costava veramente una fucilata. Io lavoravo come dipendente, ho preso lo stipendio e ho investito in un modem da 1200 baud che si poteva connettere solamente col Cineca, nel quale c'era esclusivamente la pagina iniziale, e quella volta c'erano i BBS, non so se qualcuno se li ricorda, i Bulletin Board System, che erano dei computer connessi a internet sparsi per l'Italia, naturalmente non in rete, nei quali bisognava fare una telefonata in teleselezione per poter accedere, per scaricare una nave da 10k, per il 20k, cominciavano a costare 8.000 lire. Grazie, del resto mi hai fatto ricordare, diciamo che io ho studiato in questa università, ho avuto la fortuna di avere una borsa di studio al terzo anno per studiare all'Università di Los Angeles, alla UCLA, e avevo la email nel 91, io avevo l'email lì, bellissimo, ma non avevo nessuno per scrivere le email in Italia, diciamo che tutti i miei amici italiani ce l'avevano, quindi potevo usarla solo all'interno del campus. Quindi bello, bellissimo, ma la famosa economia di rete, una cosa a valore, poi in quanto le stanno per diviso, per cui oggi l'esplosione degli smartphone, delle app, si verifica proprio perché siamo in grado di dare una vera economia di rete. Bene, grazie per queste battute. Volevo rassicurare i presenti che questa non è un incontro nostalgia dove 5 persone vogliono scavare nel loro passato e recuperare, no, i propri video e quant'altro, annoiarli con queste storie, però vedete, credo che sia utile quando ci si incontra in momenti come questo di incrocio di idee, di esperienze, anche così, quindi un po' avere la sensazione di chi abbiamo davanti, perché comunque ascolteremo delle considerazioni e le possiamo anche posizionare nel tempo. E proprio per dimostrare che questa non è un'operazione nostalgia, io tornerei proprio a questo passaggio che ho bloccato Edoardo. No? Edoardo ha detto una parola chiave, ha detto attenzione, digitale non è solo codice. Io che ho bloccato, perché questo è un aspetto che secondo me è importantissimo, perché le trasformazioni che stiamo vedendo ci mostrano che il digitale è pervasivo. Allora l'aspetto di programmazione è a servizio, ma in verità è proprio un gioco di contenuti. Allora un ateneo come questo, che poggia molto del suo sapere anche sull'aspetto umanistico, probabilmente deve capire in che modo mettersi in gioco. Allora mi piacerebbe che tu ci parlassi di come vedi questa dimensione, il digitale non è solo codice, e di come le professioni digitali si intersecano in questa dimensione, no? Non è solo il mondo per disminuire. Sì, esatto. Questo è un punto molto importante, perché ogni volta che menziono il Politecnico tutti si immaginano che io abbia studiato appunto codice. In realtà il Politecnico non ho studiato codice, però ho studiato più a livello manageriale, come la gestione di un'azienda. E quindi diciamo che ci vogliono delle basi probabilmente, anzi sicuramente della struttura appunto dei siti o appunto di come funzionano i content management system di un sito internet, ma queste sono appunto sono tutte nozioni che si riescono a imparare anche una volta che si è già iniziati a lavorare. Quello che è importante è il mindset. Adesso non vorrei appunto fare
mettere tutte le parole in inglese, però bisogna essere pronti sempre a cambiare nel digitale. Il cambiamento è il fattore più importante secondo me lavorare in una professione digitale. Posso sempre scusami, posso sempre bloccarti con lo spirito diciamo costruttivo, però sì. Tu hai detto adesso un passaggio, hai detto c'è anche un gergo, ok? Sì. E questo gergo è spesso in inglese. Allora, la mia sensazione è che a volte qualcuno dica, beh, ma io sì, voglio che vorremmo fare, però poi queste sono le cose da smanettoni e quasi abbiamo un rifiuto ad acquisire il gergo. Mi sembra di raccogliere da te lo spunto che invece questo gergo è importante, cioè dare almeno conoscere i termini, conoscere a cosa si riferiscono, non dico poi saper necessariamente gestire qualcosa di amministrativo, mi sembra importante. E peraltro qui un po' di inglese magari non ci guasta, no? Però questo gergo è importante. Sì, questo gergo è molto importante perché non esistono in realtà traduzioni in italiano o altre lingue di molti termini, quindi la traduzione risulta un po' ridicola poi una volta che hai dell'esperienza all'estero, perché capisci bene di cosa stiamo parlando, però a livello internazionale c'è un linguaggio nel digitale che bisogna in qualche modo imparare. Facilmente si impara, adesso tutti noi utilizziamo social media e comunque riusciamo a capire questo gergo, non è di nuovo, non è un gergo tecnico, ma è un gergo che aiuta. E dunque volevo ritornare sul cambiamento. Partecipo a un gruppo di lavoro all'interno di Nokia che si occupa di digital transformation. Quindi cos'è digital transformation per noi? È riuscire a formare soprattutto le persone nel marketing e nelle vendite a cos'è il digitale, come sfruttare gli elementi del digitale, perché purtroppo in una situazione come Nokia da qualche anno non è più leader di mercato, non è più ai livelli che sono adesso Samsung o Apple, ci sono delle riduzioni di budget che ti portano a essere più efficiente nelle tue spese, appunto nelle spese marketing. Questo si traduce molte delle volte in un aumento degli investimenti in quello che appunto è il digitale, perché il digitale è ancora a livello di costi molto più efficiente appunto che pubblicità in televisione per esempio o su giornali o altro. Quindi è importante per un'azienda come Nokia, soprattutto poi fa del suo prodotto, cioè molti elementi digitali sono nel suo prodotto stesso, che le persone che lavorano soprattutto nelle funzioni marketing e vendite siano formate sul digitale. Questo gruppo quante persone coinvolge di Digital Transformation? Coinvolge 6 persone, Head of Digital Globale, io che mi occupo di social media e poi appunto c'è una persona che si occupa di CRM, non so se è in italiano, una persona che si occupa di tutta la parte che è siti internet, e, appunto insomma, è un piccolo gruppo che intanto mi permette di viaggiare abbastanza perché abbiamo, cioè, lavoro con 40 mercati giornalmente, quindi una 2 settimane fa per esempio ero in California a cercare di spiegare, California in realtà è abbastanza facile perché lì sono abbastanza avanzati, ma cercare di spiegare perché bisogna formarsi sul digitale e il marketing nel digitale e non più pensare a solo investire nei media tradizionali. Io chiamerei Pasquale a questo punto. Pasquale, dacci una finestra su questa associazione di cui fai parte, che è un'operazione abbastanza innovativa, e dal tuo punto di vista che cosa succede appunto alle professioni, anche per cercare di intercettare alcuni stimoli per dare a studenti, laureandi o laureati di Ca' Foscari su come cercare di giocare in prospettiva il mercato del lavoro. Dunque, io sono il vicepresidente di EY Italy, International Webmaster Association Italia, di cui qua vedete in prima fila anche il presidente Roberto Scalo, che tra l'altro di Venezia. EY Italy è il chapter italiano di EYKUG, che è una grande associazione con sede negli Stati Uniti, che però ha altre sedi sparse per centinaia di paesi in tutto il mondo e che raccoglie professionalità varie, anche se noterete che quando è stata realizzata e messa su questa associazione all'interno del suo nome aveva la parola webmaster. Dunque, proprio qui arriviamo, perché a un certo punto
noi che lavoriamo da sempre nel mondo della rete internet e del web, ci siamo resi conto che parole come webmaster non avevano più senso, nel senso che lasciavano il tempo che trovavano. Prima tu per realizzare qualcosa che andava sulla rete internet, tra virgolette, chiamavi il webmaster perché ti montava il server, ti metteva il Linux, oppure ti metteva il Windows, ti realizzava le prime pagine HTML, te le metteva online, magari ti settava pure la posta su Outlook e cose di questo genere, faceva tutto lui. Avrete capito che più andiamo avanti, più la liquidità della professionalità sulla rete internet e web diventa sempre più parcellizzata, diventa sempre più specifica, diventa sempre più personalizzata, diventa sempre più di nicchia. Tra l'altro, Pasquale, so che molti studenti poi per ottenere la paghetta fanno anche i webmaster, no? Sì, assolutamente. È un modo per, no? Ma infatti il poter lavorare sulla rete internet e web, guardate bene, io parlo sempre di rete internet e web perché sono due cose completamente differenti, rappresenta uno dei, come dire, degli strumenti con i quali tutti quanti noi dobbiamo esercitarci, anche perché secondo me senza rete internet e web, gli strumenti che vi sono sotto, non possiamo andare da nessuna parte. Ecco, sempre per fermarmi quello che interrompe, qualcuno ti ha guardato male quando hai detto che internet e web sono due cose completamente diverse. Ci puoi aiutare a tradurre questa tua frase? Assolutamente sì, perché se immaginiamo che la rete internet sia una grande autostrada in cui passano tutta una serie di informazioni in bit, il web non è nient'altro che uno dei tanti protocolli che viaggiano sulla rete internet. Ci sono tanti altri protocolli. Non necessariamente esiste come dire qualcosa che sia sulla rete internet e deve necessariamente stare sul web, no. Immaginate quello che adesso sono non soltanto le web application, ma immaginate un'applicazione come Skype, tanto per intenderci, che è un'applicazione standalone che si monta sui vostri bravi PC, Mac, eccetera, non va via web. La posta elettronica ha un protocollo completamente differente dal web. Quante volte a voi vi funziona la posta ma non vi funziona il browser, cioè nel senso non si caricano le pagine? Viaggiano su due protocolli completamente differenti. È chiaro che magari chi utilizza strumenti come me, che ogni volta che apre sul bravo computer, sul bravo smartphone, utilizza Gmail via browser, è chiaro che se molte volte via browser, a volte, qualche volta non funziona, però via IMAP, via applicazione funziona. Questo mi dimostra che il web è una cosa completamente differente dalla rete internet. Tanto ti volevo ringraziare perché secondo me questa precisazione è utile, no? Web è un linguaggio, possiamo dire, no? Internet è un mondo. Allora, anche se cerco di orientarmi nelle professioni, questa è una distinzione molto poco, giusto? Ecco, se posso bruciapelo dirti dalla tua posizione di osservatorio in questa associazione, e ti pongo questa domanda così: se noi oggi andassimo indietro anche solo di 10 anni, no? E Edoardo ci dà il suo biglietto da visita, prima, a parte che già il biglietto di vista è diventato un po' antico perché ormai no, ci si scambia il contatto in modi diversi, no, le shake eccetera, però c'era il biglietto di vista e c'era content manager, social media. Noi avremmo pensato probabilmente che ha a che fare con progetti sociali, certo. No, avremmo pensato che qualcosa ha a che fare con fare del bene, no, concetti di social media l'avremmo letto in questo modo, ergo nascono delle professioni nuove. Allora, dalla tua posizione di osservatorio, che cosa vedi, quali sono le professioni che vedi viaggiare in modo interessante, stanno prendendo degli spazi con dei tassi di crescita importanti e che è utile tenere d'occhio, soprattutto se possibile, insomma, qui nel nostro paese e poi magari se nella misura in cui poi riesci anche con un'attenzione a questo territorio, che peraltro brulica di imprese, di situazioni, ecco quello che ci puoi dare, se può essere utile in questo senso. Io vi posso dire soltanto questo, colgo l'occasione, se siete d'accordo, anche per presentare i 21 profili e poi all'interno delle tue... I profili che ritieni più interessanti, secondo me è utile citarli, poi magari tra i 21 puoi citare quelli che tu ritieni
essere più stimolanti da tenere d'occhio, no? Beh, soprattutto da tenere d'occhio per questo momento storico. Allora vi dico subito che all'interno dei 21 profili che spero che ognuno di voi si vada a consultare all'interno del sito web skillprofiles.eu. Ecco, allora magari già questo è una cosa da segnare, no? Abbiamo un sito web che ci descrive dei profili che in qualche modo meritano attenzione, no? Quindi tornando alla domanda di prima, se uno non sapeva che esiste un social media content manager, ma come va a cercare di prepararsi te? Se io so che ci sono 21 lavori che cominciano ad avere un contorno, allora è meglio che io li tenga d'occhio, no? Quindi, assolutamente, perché questi 21 profili che andrete a vedere è il frutto di ben 6 anni di lavoro di un gruppo che è stato messo su nel dicembre del 2006, al quale partecipano oltre 200 partecipanti in rappresentanza dei principali player e organizzazioni e associazioni italiane e non. Per farvi un esempio. Quindi la skillprofiles.eu. Volete che facciamo lo spelling o ci siamo? Siamo tutti, vedete che sorridono? Ok. Ci sono dei player come Google, IBM, Adobe, università come la LUIS, Unibo, la Federico II di Napoli, organizzazioni e associazioni come Wikimedia, Live, eccetera. Immaginate, tutti i maggiori player li trovate all'interno di questo gruppo. Io ne sono il coordinatore e che cosa è successo? È successo che dopo varie fasi, il 14 di febbraio di quest'anno, abbiamo realizzato i 21 profili professionali in linea, e questo è importante, con i dettami delle competence framework europeo, quindi della Commissione europea, che prevede tre generazioni di profili professionali ICT. Loro hanno realizzato Generation 1 e Generation 2 ICT. Noi, ecco, solo, diciamo, probabilmente tutti lo sanno, per ICT intendiamo Information Communication Technology, no? Quindi tecnologie informatiche di comunicazione, solo perché magari se qualcuno sfugge un acronimo è sempre utile che ci... non lo diamo mai per scontato. Assolutamente, no? Ti ringrazio. Quindi, e a quel punto noi che cosa abbiamo fatto? Abbiamo detto, accidenti, noi siamo tanti anni che lavoriamo in quest'ambito, facciamo parte del gruppo di lavoro europeo che definisce i profili ICT di seconda generazione, visto che all'interno del documento che abbiamo stilato anche noi c'era una piccola postilla che diceva, guardate, voi a livello locale o settoriale, da qui il web che è un settore dell'ICT e della rete internet, potete realizzare i profili professionali di terza generazione. E noi ci siamo messi su e, prendendo l'esperienza di un lavoro di 6 anni, abbiamo realizzato i primi 21 profili professionali che sono in tutto e per tutto standard europei. Ecco, allora, rimandando poi, diciamo, chi è poi interessato a esplorare tutti e 21 il sito, magari se tu ci richiami quelli che ritieni più meritevoli di attenzione e anche secondo la tua percezione dei dati, anche proprio caldi in ottica di sviluppo. Assolutamente, quelli principali sono il community manager che lavora principalmente sulla parte che riguarda tutti i social. Poi c'è, secondo me, uno che andrà alla grande, che è il reputation manager. Il reputation manager è la figura che lavora per gestire le reputazioni online di personaggi, singoli professionisti, persone, organizzazioni, aziende, e quindi deve stare lì tutto il giorno a far sì che la reputazione online di un personaggio famoso sia coerente con quello che vuole che sia. Posso ad esempio interpretarti già su questi due esempi che hai fatto, no? Quindi community manager, già oggi siamo un po' familiari con questo concetto delle community vissute con un'azienda più volta o meno, piuttosto che tra soggetti individui, e questo aspetto della reputation che poi oggi è detto importante, perché mentre una volta qualcuno poteva fare qualcosa sotto banco e rimanere sotto banco, oggi viene tracciato tutto. Noi siamo una generazione in cui tutto viene tracciato, tutto viene diffuso, quindi noi veniamo postati, discussi, quindi le aziende, questo si moltiplica. Allora, volevo fare questa osservazione. Community manager e reputation manager, che tu hai estratto, guarda caso sono dei lavori che non sono da smanettone, cioè non sono dei lavori di codice, come dicevo prima Edoardo, sono dei lavori che, provo a lanciarmi, richiedono una grande capacità di gestire
dei contenuti, dei significati, quindi partono anche da basi di sapere umanistico, magari incrociati con un sapere economico aziendale, nella misura in cui questa community, questa reputation ha a che fare con problemi di valore economico, perché la reputation è dell'individuo, ma la reputation è anche dell'impresa. Allora, già queste due, no, io magari ti metterei il tasto pausa per poi riprendere, però già secondo me ci hai dato due perle, che tra l'altro mostrano, secondo me, proprio anche al nostro mondo che fosse carino, la possibilità di spendere un sapere umanistico che, se forse in questi anni è stato un po' calpestato da un mondo che voleva solo la pratica o la tecnica, e da qualche politico intelligente che dice no, magari con la cultura non si mangia, una delle peggiori frasi pronunciate probabilmente negli ultimi anni, perché trasmette un messaggio totalmente sbagliato, no? Perché in verità la cultura è tutto ciò da cui partiamo, e la nostra crisi che viviamo, tra l'altro non è una crisi veramente economica, è una crisi di significati, no? C'è un mondo che si trasforma, io devo ricodificare le cose in modo nuovo. Quindi ti bloccherei qui, però magari ne peschiamo altri, però credo che già questi due meritino attenzione, perché tra l'altro non si tratta di lavori tipo conto, no? Cioè nella misura in cui un community manager o un reputation manager per un'impresa, per un'istituzione, un'associazione, un ente che magari è comunque anche una media dimensione, si tratta di un lavoro abbastanza tosto. Allora, andrei a Gianni Potti con questo aggancio. Edoardo prima diceva in Nokia abbiamo un gruppo di digital transformation, no? E quindi dobbiamo lavorare su questo. Mi sei subito venuto in mente perché oggi in Confindustria Veneto noi siamo una realtà che abbiamo veramente tantissime imprese e anche di modelli di business interessanti che però hanno bisogno di essere, come dire, upgradati, per usare una parola non digitale, bisogna che li facciamo la nuova release. Ormai usiamo i software, voi aprite il computer, hai di aggiornare questo programma, di aggiornare le app, no? E quindi le imprese devono fare un lavoro simile. Allora, mi piacerebbe coinvolgerti con questo tipo di chiave di lettura. In che misura questo lavoro lo vivi in prima persona e in che misura questo si trasforma anche in professioni che servono? Perché probabilmente ogni avranno bisogno di squadre di trasformatori. Alcune imprese non potranno cambiare da sole, bisognerà iniettare probabilmente dei virus positivi, no? Intesi come agenti di cambiamento. Come vedi questo ambito? A quello che dici Leonardo, ti do due risposte su questo, però poi mi aggancio anche alle due professioni. Assolutamente. Io stamattina le avevo stampate e me le sono portate dietro, quindi le ero viste e poi faccio una considerazione. Ma questa è la nostra battaglia del settore nostro, di quelli che noi chiamiamo i servizi innovativi tecnologici, dove all'interno di Confindustria ci sono le grandi aziende, quindi abbiamo il nostro raggruppamento da Vodafone, Telecom, IBM, avanti discorrendo, fino alle medie, fino alle piccole. È la nostra battaglia, però chiarendo subito due concetti. Il primo, non cambia il sistema Veneto, che è oggettivamente arretrato, se non è per primo convinto l'imprenditore dell'innovazione da introdurre nella propria azienda. Io dico sempre che i nostri imprenditori hanno fatto una delle locomotive economiche d'Europa, però o c'è un cambio culturale in cui si capisce quanto è fondamentale ibridarsi con digitale, che non è solo digitale, ma una mentalità diversa in azienda, una visione diversa dell'impresa, e il primo che deve cambiare è l'imprenditore, qualsiasi età esso abbia, figlio, non figlio, padrone o via di seguito, e soprattutto lasciarsi guidare da un management all'altezza. Queste sono le due sfide. Noi stiamo lanciando con Roberto Ducato questo concetto della manifattura digitale, e quindi la grande sfida dei prossimi 5 anni per questo territorio è ibridare il mondo del manifatturiero, il mondo, io lo chiamo, della ferriera, del meccanico duro e puro, con una visione completamente diversa. Edoardo prima ha parlato di Politecnico di Torino. Allora, Francesco Profumo, fino all'altro giorno che c'era il ministro, è stato un po' il nostro mentore su diverse cose in questo percorso, ci raccontava un anno e mezzo fa quello che saranno gli stabilimenti della Fiat con la robotica, tanto per fare un esempio. Allora, o andiamo in questa direzione o saremo tagliati dalla competizione. Allora, posso, sai che io mi sono presentato come l'interruttore, interrompo su questo. Allora, tu hai dato questo passaggio di lavoro sulla manifattura, adesso ho nominato il ferro, le
abbiamo vissuto un momento storico, diciamo nel decennio scorso, in cui secondo me catturato dall'idea di Second Life, no? Come se c'è un mondo altro, no? L'idea digitale, rispetto al mondo reale. Avete più sentito parlare di Second Life, ad esempio? No. Perché è scomparso Second Life? Sapete perché Second Life è stata veramente una bolla? Perché non è un mondo altro, il digitale è intersecato in ciò che viviamo. E ad esempio anche in una bottiglia d'acqua esiste un codice a barre che ti rimanda delle informazioni, è nella calibratura di una macchina che viene gestita con delle soluzioni condivise, no, in rete. Perché sto dicendo questo? Perché mi piacerebbe agganciare il fatto che qui da noi abbiamo un tesoro di saperi di manifattura e di imprese manifatturiere che fanno, che producono tecnologie del caldo, tecnologie del freddo, servizi per la ristorazione, servizi di edilizia, noi insomma esportiamo tutto il mondo. E quanto sia importante la consapevolezza che il digitale non va cercato solo altrove, ma va innestato su queste imprese. Allora provo a tradurre, ma tu mi dirai se lo condividi, un messaggio che per molti anni dei nostri studenti, conoscere le filiere locali di queste manifatture tradizionali, queste aziende locali, è importante perché in verità su queste si innesta adesso il processo di cambiamento. Quindi il lavoro non va solo cercato negli spazi, come dire, altri, bensì anche dentro questo tipo di realtà. Ecco, in che misura lancio questa cosa in modo sensato oppure sto farneticando? Stai dicendo cose che conosci molto bene e che condivido. Digitale deve essere l'occasione di ripensare i processi produttivi, deve essere l'occasione anche di fare risparmio, ma non è solo un problema di risparmio, è ripensare completamente il processo produttivo. Però io vorrei, e qui entro nella seconda considerazione, agganciandomi alle 21 professioni, lanciarvi un pensiero in me abbastanza piuttosto radicato. Il digitale da solo non ci porta da nessuna parte, cioè il digitale dal mio punto di vista è in fondo un mezzo per raggiungere un obiettivo. Allora nella nostra esperienza ad esempio la parola web, digitale e comunicazione sono tutti uno e su questo abbiamo anche lanciato, ma ne parliamo alla seconda parte, delle esperienze concrete in Veneto. Oggi sono a Pisa e un'altra che apre a Pisa, proprio per sviluppare tutto questo mondo che è collegato. Nelle professioni, io me le sono lette le 21, magari alcune di queste rientrano forse in questa, per esempio ve ne segnalo una che non è nell'elenco dei 21 che ha citato prima Pasquale, ma in qualche modo ne ricomprende più di qualcuna anche di quelle che ha citato lui, ed è il cosiddetto sentiment analysis. In America in questo momento, dice la McKinsey anzi, che entro il 2018 serviranno 4.5 milioni di giovani che si occupano di sentiment analysis sul mercato americano, e negli Stati Uniti oggi ne mancano circa 1,5 milioni. Cosa vuol dire questo? Esempio pratico, comuni, università, aziende, gli uffici stampa, i capi di gabinetto, chi fa la statistica. Oggi abbiamo bisogno di qualcuno che riesce a leggere in tempo reale, questa è la novità vera che introduce il digitale, come sta evolvendo una città. Noi stiamo lavorando sul progetto della Smart City. Guarda caso a Padova ci siamo appoggiati con il Politecnico di Torino, stiamo anche lavorando su Vicenza e su Treviso, come Confindustria Veneto. Bene, quando questa parola anche un po' mitizzata, Smart City, dentro al quale ci sta il sindaco con tutto rispetto del paesino che cambia le lampadine della strada, dice ho fatto un pezzo di Smart City. Oggi è di moda la parola. Però non apriamo il filone Smart City, se no siamo qui un'altra Digital Week, però sarebbe molto interessante sicuramente. Quando parliamo della Smart City, noi il primo dato è leggere i Big Data. Quando si parla di Big Data, lo sapete meglio di me, quindi non dico niente di clamoroso, è in questa mole immensa di dati di cui siamo sommersi, molti dei quali ci sfuggono, ma molti dei quali già riusciamo a captare, però serve qualcuno che li mette in ordine, li legga e li riproduca in politiche. E oserei dire, li mette in ordine, cioè non solo con delle competenze statistiche, peraltro importantissime, perché oggi c'è questa tematica del big data e anche della data visualization, no? Di come rappresentarli, quindi competenze statistiche, ma anche competenze proprio di tradurli, digerirli, capirne quali sono le indicazioni. E
cogliere delle dinamiche, quello che ho chiamato prima il sentiment analysis, oggi è fondamentale, ecco, per chiunque governi, sia una realtà pubblica che una realtà privata. Provo nell'ottica anche di tradurre meglio, perché mi metto nei panni anche di qualche studente che magari sta seguendo il corso di studi, sta facendo delle idee. Di cosa stiamo parlando qui di sentiment analysis? Allora, noi abbiamo visto all'inizio il digitale come uno strumento con cui le aziende comunicavano moltissimo. In sostanza, dai media di massa, la TV, si è arrivati a comunicare tantissimo, con cui l'azienda ti arriva a raggiungere tutti gli infatti. Però oggi, cosa che succede? Il digitale è diventato uno strumento che ci consente di ascoltare il mercato. Oggi il valore più grande per l'impresa è capire cosa vuole il mercato, perché il mercato è l'unico che paga alla fine, tra l'altro, no? Cioè, possiamo fare il discorso che vogliamo per gli ingegneri, ma bisogna arrivare alla fine un cliente con qualcosa. Allora, che cosa legge Gianni Potti? Oggi ogni impresa, che sia rivolta al mercato business, al mercato privato, italiano o estero, deve capire che sentimento ha il mercato. Sappiamo che la velocità è importante, allora deve usare il digitale per estrarre dal mercato che cosa succede. Guardate che in passato l'idea era: faccio una ricerca di mercato, faccio un focus group. Quando guardate le trasmissioni anche politiche, no? Adesso ascoltiamo Pippo, Bruto, Paperino, con tutto rispetto, che ci danno i dati, hanno fatto le telefonate. Però già questo è uno schema antico. Oggi la sentiment analysis cosa significa? Significa sapere in un dato momento che il nome di un certo tipo di prodotti, di un certo tipo di aziende, di un certo tipo di sensibilità nei blog, nei post, con un'analisi anche semantica che viene fatta, è di questo piuttosto che di quest'altro tipo, ma in tempo reale, non riuscire a intercettare delle sensibilità. Pensate cosa significa per colori, desideri, atteggiamenti. Pensate, così come se conosco il meteo io posso sapere se vado a vendere gli ombrelli, se vado a vendere dei gelati, io qui riesco in sostanza a vendere dei prodotti, e qui dobbiamo capire sentiment non solo in termini di felicità o tristezza, ma sentiment in ottica di che cosa il consumatore è disposto a fare e a cercare, perché alla fine pagherà per questo. Allora, io ti bloccherei qui, perché tra l'altro hai fatto accenno anche con la cosa di Pisa che vorrei recuperare dopo, perché mi sembra un'iniziativa estremamente interessante. Però metterei proprio l'accento, prima di coinvolgere adesso Matteo, su questa cosa della sentiment analysis, cioè da costruire un mondo, perché Gianni ci ha parlato di big data. Oggi abbiamo pensate a che cosa produce in termini di dati tutta la geolocalizzazione, tutto il posting, il blogging che ognuno di noi fa. C'è una quantità di dati mostruosa che quindi deve essere analizzata. E poi deve essere anche trasmessa, ecco il discorso della data visualization. Vi segnalo un blog che si chiama Cartesiani, che è abbastanza interessante, che tratta alcune di queste tematiche, ma comunque ce ne sono anche tantissimi, perché è un mondo importante. Quindi non è solo per gli statistici, ma è proprio un mondo anche di interpreti. Allora, torniamo poi a Gianni su questi punti e arriverei a Matteo. Matteo, già da quando ci siamo visti 2 anni fa la tua azienda è cresciuta molto, nel senso che tu già presto avevi capito che il digitale era un'opportunità, sei cresciuto, continui a espanderti. Tra l'altro neanche soffiato un collaboratore, perché era un'attività, un giorno mi ha detto: ma sai cosa, io vado al Pixar Printing, ho detto: caspita, ma ti pagano di più, cercate poi di capire. Quindi mi hai portato via un collaboratore, però insomma non ci siamo lasciati bene, intanto comunque mi aggiorna. Però so che assumi anche l'idea, perché insomma state crescendo. Allora, come vedi tu queste professioni del digitale? Diventa anche una professione di un'intera impresa, perché come dire, Pixel Printing ha fatto questo lavoro in un modo molto interessante. Cosa ci racconti? Allora, diciamo, è corretto dire che Pixel Printing è un'azienda praticamente interamente digitale, ma una cosa sulla quale vi invito a fare una riflessione è che il digitale ha rappresentato un'innovazione così profonda, così grande della nostra vita, che viene confusa. In realtà il digitale rappresenta esclusivamente un nuovo strumento. Allo stesso modo potrebbe esserci stata un'evoluzione simile quando si è passati dal cavallo all'automobile, ma le esigenze da soddisfare erano assolutamente le stesse, cioè erano esigenze di trasporto. L'errore che vedo che viene fatto è una concentrazione eccessiva al mezzo e una disattenzione rispetto a quelle che sono le cose fondamentali. Noi umani, è vero che abbiamo avuto un enorme sviluppo tecnologico, su questo non c'è assolutamente nessun dubbio, ma il nostro sviluppo sentimentale come persone è rimasto a livello dell'uomo delle caverne. Se qualcuno di voi ha partecipato all'assemblea di condominio può capire di cosa parlo.
la come si potrebbe dire, nel mio caso specifico, gli studi che ho fatto qui a Ca' Foscari, e una piccola parentesi per non finire nella lista di quelli che hanno fatto il Zecchino d'Oro, non mi sono laureato. Gli esami che ho fatto qui, e sono passati quasi 30 anni, le cose che ho studiato in un periodo nel quale del web non c'era traccia, sono utili ancora oggi. Guarda che fai sempre il tempo da averti, noi ti consideriamo stand-by, non è che ti siamo capollati. Sei uno che ha temporaneamente... No, siete voi che hai temporaneamente... Ah, ci hai messo stand-by, hai temporaneamente sospeso gli studi, ma fai sempre la testa. Sì. Ho amato molto l'università perché, specialmente a Ca' Foscari, mi ha dato la possibilità di avere gli strumenti per crescere, anzi colgo l'occasione perché ho studiato qui, che quello che state studiando certe volte può sembrare noioso, in realtà sono cose estremamente utili. Diciamo che se uno vuole andare in aereo, vuole andare a Londra, ha due strade: o si prende un biglietto con EasyJet, prenota e va, o altrimenti in giardino comincia a costruirsi un aereo e va per tentativi. Quello che voi avete qui è il biglietto pronto, rappresenta uno strumento molto importante. Quindi è quello che voglio dire, che non serve perdere la vita a conoscere qualsiasi responso che vi dà Analytics, per esempio, che è il programma che permette di analizzare chi visita il vostro sito, quanto ci resta o cose di questo genere, perché ha una quantità di variabili talmente enormi che risulta veramente difficile qual è la cosa giusta da leggere. Voglio dire, il vecchio libro di marketing va assolutamente benissimo, dopodiché imparate che cos'è Facebook, che cosa sono i social network, che cos'è AdWords, ma senza dedicarci più del 10% del tempo che dedicate alle vostre conoscenze di base. Una cosa, un'osservazione che mi permetto di fare per quanto riguarda i 21 profili, è un problema che noi abbiamo dal punto di vista delle assunzioni, che tra l'altro abbiamo fatto 100 assunzioni negli ultimi 12 mesi e devo dire che questa è una cosa che ci fa molto piacere, specialmente in questo periodo. Non so se hai il dato di quanti sono Ca' Foscarini, ma magari lo calcoliamo, dai, vediamo se... Vediamo. Qual è la professione che manca adesso, e noi ce ne rendiamo conto sempre di più? È un mediatore culturale. In realtà il problema che abbiamo per il nostro reparto IT e il resto, e qui non ci metto solamente la produzione o il marketing, ma anche il social media, che rappresenta, come dicevate voi correttamente, una parte umanistica, abbiamo un rapporto difficile tra quello che è il reparto IT e il resto dell'azienda, perché se voi avete osservato sicuramente molti cani assomigliano ai propri padroni, c'è una specie di selezione genetica anche per quanto riguarda i mestieri, è difficile trovare un responsabile commerciale che sia taciturno e misantropo, e allo stesso modo è difficile trovare un addetto IT, un sistemista, un controller che sia un compagnone che faccia le bevute o di questo genere. Allora, cosa succede? Che lo smanettone, è difficile trovare uno smanettone che sia in grado di colloquiare in modo proficuo con la parte operativa, manageriale, strategica dell'azienda. Allora, perché o è smanettone o è manageriale, e veramente una figura di questo genere è una figura che manca e che secondo me avrebbe inserito in 21 profili. Posso interromperti qui? Questa è un'università che insegna 40 lingue, no? Per cui anche la lingua dei segni, che è un vanto di questa università, è nata proprio nel 1868 come prima scuola di commercio e anche aperta all'internazionalità proprio su questo aspetto delle lingue. E siamo abituati nei corsi, anche di laurea, nei corsi proprio a questo aspetto della mediazione culturale, non so, le aree mediterranee, i Balcani, l'Oriente, no? Tu, secondo me, hai aperto una prospettiva interessante, visto che anche Gianni Porti si è scaldato perché sta probabilmente vivendo questa cosa nel suo ruolo e con fiducia nel quotidiano. C'è proprio un problema di mediazione tra due culture, due mondi, quello che alla fine è il reparto IT, la tecnologia, lo smanettone, eccetera, tende ad essere più introverso, più chiuso, più ingegneristico, e poi il resto che comunque dobbiamo governare. Allora, e qui poi lo chiederemo anche, adesso ti lascio proseguire, ma anche a Pasquale, è una figura che nel XXI oppure è ricompresa in altre, perché questo aspetto di mediazione culturale mette una volta di più l'accento sulla capacità di gestire significati, no? Di capire linguaggi che sono linguaggi non di codice, ma bensì di che cosa occorre fare. Quindi è molto interessante questo aspetto che sollevi, e tra l'altro nei tuoi 100 assunti, tra l'altro complimenti
non oso pensare alla voce di IRAP del tuo bilancio, sarà abbastanza corposa, perché questo nostro Stato tassa addirittura, no? Per più noi diamo anche dei soldi alle persone che vengono incassate per quello, quindi piccola follia. Però di questi 100 allora, quanti sono mediatori culturali o li stai allevando in questa direzione? No, questa è proprio una figura che non riusciamo a, non riusciamo a trovare, perché non c'è, non c'è una formazione specifica, e credo che abbia a fare con le caratteristiche genetiche delle persone, che è difficile. Non si può mettere a capo di un reparto IT una persona che non sia a conoscenza dei linguaggi di programmazione e che sa quello che può chiedere alle persone che lavorano sotto di lui, ma nel momento in cui le conosce ha delle caratteristiche comportamentali che non sono adatte a quello che sta facendo. Veramente non è che noi assumiamo le persone con leggerezza, diciamo che assumiamo una persona ogni 10 colloqui e praticamente di 10 persone che assumiamo solamente 2 passano il periodo di prova, non perché come si dice non siamo soddisfatti degli altri 8, ma qui in Italia praticamente se assumete qualcuno ci arriva bene sposarlo, perché per divorziare è talmente più facile, forse più costoso, però facciamo un'attenta selezione. Fatti dovuti i calcoli, per assumere 100 persone abbiamo fatto 5.000 colloqui, e i 5.000 colloqui qualcuno avremmo potuto trovare, avremmo dovuto trovare, invece queste figure proprio sono delle figure che mancano. Sai che sto facendo dei calcoli? Cioè se assumi uno in 10 colloqui e poi 2 su 10 superano la prova, sono 50 colloqui. Quindi diciamo che comunque su 50 colloqui uno potrebbe dire uno su 50 ce la fa. E tra l'altro sai cosa mi piace dire? Che non è vero uno su 50, cioè sì, nei grandi numeri, ma il singolo, se si mette in gioco e capisce cosa stai cercando, le chance sono molto più di 1 su 50. No, se riesci a intercettare, sbaglio, questo tipo di sensibilità che tu stai esplicitando, allora le mie chance non sono 1 su 50, ma magari crescono di molto, perché io riesco ad avere un po' più di quello che l'azienda cerca. Certo, ovviamente. Beh, allora io ho fatto colloqui, adesso la persona che si occupa di colloqui lo fa in via esclusiva, visto che fa una ventina al giorno, ma per anni mi sono occupato di colloqui. E devo dire che la casistica veramente è, cioè, dalla persona che si presenta nella sala del colloquio con le borse della spesa, a chi si presenta per corrompere oppure perché... Ma no, è una domanda, siamo passati 15 anni che ancora mi sto facendo, mi dispiace di non averla fatta, perché morirò senza avere una risposta. Mi chiedo se ha non so, lo stracchino e l'altro, dice fate presto perché devo mettere in frigo. Sì. A quello che si presenta col genitore. Ora, nel momento in cui deve assumere una persona della quale dovresti avere fiducia, e il primo che non ha fiducia è il genitore, questo è la problema. Allora, facciamo così, mettiamo nei comandamenti delle cose da non fare, no andare col genitore. Forse, non so, cos'è, Miss Italia, forse è una regola, però voglio dire, il resto bisogna... Ma allora, se vogliamo... la persona che si è seduta davanti a me e mi ha detto vengo per mia cugina. Oppure... Cioè, questo potrebbe dimostrare una capacità di saper delegare, già. Sì. Ma in questo caso mi sembra un po' eccessivo. Diciamo che... Oppure le persone che si presentano al centro di un proprio sciopero personale contro un dentifricio deodorante. Allora se... non, se cioè, ci togliamo questi, è ovvio che le possibilità non sono una su 50, ma sono molte di più. Quindi già ti dice qualcuno non ha proprio le basi, no? No. Okay. Però comunque questo è interessante. Tra l'altro, cioè, comunque hai assunto 100 persone l'ultimo anno, corretto? Quindi adesso quante persone siete in totale? Siamo tra 260 e 270. Quindi insomma, dicevo che siete cresciuti molto ultimamente, ma la proporzione è impressionante, no? Sapendo che vi siete affacciati anche ai mercati esteri, ci aspettiamo che siate anche... Insomma, l'azienda a tenere d'occhio, se non l'avete già capito, Pixar Printing. Pasquale, quando abbiamo sentito parlare di mediatore culturale, no? Sta nei 21, è a cavallo dei 21. Ecco, è molto interessante quello che è stato detto, perché introduco un attimo quello che è successo nell'ultimo mese. Nell'ultimo mese è successo che, a parte il fatto, abbiamo aperto la call per la partecipazione e la manutenzione dei 21 profili. Quindi quei 21 profili in quel momento era una piccolissima fotografia di una realtà che noi, per diciamo che volatile al minuto, okay?
però in quel momento fotografava la realtà così come identificata da 200 personaggi che partecipano al gruppo. Il 4 maggio che ho aperto la CUL significa che chiunque può alzare la manina e dire: caro Pasquale, mi farebbe tanto piacere entrare a far parte, a parte il fatto che io adesso invito tutti quelli che ho sulla mia sinistra alla partecipazione attiva al gruppo di lavoro, perché mi farebbe tanto piacere avere l'opportunità di avere suggerimenti, avere un'opinione in più, noi siamo sempre apertissimi, anzi fa parte della nostra teoria. Quello che mi dicevi tu, quando Piotti ha detto il sentiment analysis, eccetera, io sono andato a vedere quello che fa che abbiamo previsto che faccia il reputation manager. All'interno della sua documentazione prodotta, la prima cosa che fa è l'analisi del sentiment. Un'altra cosa è uno dei compiti principali del reputation manager è vantare il sentiment online e tutte le altre metriche utili. La terza cosa, perché ho fatto la ricerca per sentiment, è le aree di applicazione dei key performance indicator, che noi abbiamo utilizzato un template che poi chi di voi nelle lunghe serate d'inverno davanti al caminetto non avendo nient'altro da fare, si va a vedere tutti i 21 profili, dice andiamo a seguire quel pazzo di Pasquale insieme agli altri pazzi che stanno facendo. Ecco, nelle aree di applicazione dei KP trovate appunto che una delle tante cose che deve fare è deve valutare e contare letteralmente il numero delle discussioni relative al brand suddivise per sentiment. Questo che cosa significa? Che significa che proprio perché ci troviamo in un mondo, quello del web, in estrema volatilità, dobbiamo sempre avere le antenne dritte. E chi come me ha deciso di organizzare e coordinare un gruppo di lavoro di siffatta specie deve essere sempre attento a tutti i suggerimenti che provengono, specialmente se provengono da questa parte del tavolo, ma tutti i commenti sono ben accetti, perché soltanto in questo modo, con una formazione e un'esperienza trasversale, con suggerimenti ad hoc che possono andare a verificare momento per momento quello che possa essere un miglioramento e un approfondimento dei vari profili, assolutamente per noi è benvenuti. Bene, grazie. Tra l'altro vedete comunque che si mette l'accento anche su questa trasversalità. Oggi leggiamo che è un mondo ipercompetitivo, leggiamo che c'è poco lavoro, Foscari sta lavorando abbastanza bene, come ricorda anche il nostro lettore, la direzione del placement, ha dei dati anche migliori di altre università, però è innegabile che oggi diciamo non ci sia necessariamente il lavoro fuori dalla porta. Ma proprio perché è un mondo molto competitivo, a volte basta proprio per fare la differenza. Se voi pensate a 50 colloqui, molte volte sono piccole cose per la differenza. E aver conosciuto un po' più di altri di che cosa stiamo parlando, di conoscere a volte un'etichetta, un problema, anche questo problema del sentiment. Quindi io metto l'accento sul fatto che la trasversalità è importante. Oggi avete un'opportunità, parlo soprattutto agli studenti, di moltissimi eventi orientati a Foscari, il Digital Weekend è un esempio, che è una contaminazione di sensazioni, di termini, di prospettive che vi invito a sfruttare. Quindi il messaggio è: siate curiosi. E quindi lo rafforzerei in questa direzione. La curiosità è sempre foriera di buoni frutti. Direi su Edoardo. Edoardo, sentiment analysis o comunque analisi anche semantica, io leggo sempre di più che quando qualcuno oggi fa un colloquio di selezione, molte imprese, soprattutto le imprese più grandi, più strutturate, gli fanno abbastanza, come dire, le pubblici. Mi spiego. Non è solo limitarsi a vedere che mail ci scrive, no? Perché già uno che si presenta con un nome, cognome, Gmail è visto in un modo, uno che si presenta come tu Paperino Caro 79@io.it cambia. Quindi step 1 di dire vabbè, si dice per stare menzionando la mail. Ma noto che sempre più imprese fanno anche uno screening, come dire, nel mondo dei social media. In qualche modo oggi basta un po' di semplici strumenti, proviamo a vedere questa persona, cosa posta su Facebook, vediamo che cosa Twitter, che cosa dice, che posto ha postato su Instagram, cominciamo già a farci un'analisi del nostro, come dire, personaggio, eventualmente capendo se ha una serie di problemi. Tu che lavori nel mondo dei social media, che tipo di prospettiva puoi darci in questo senso? È vero, non è vero, ne hai evidenza, bisogna gestire social media con molta cura, perché
probabilmente la velocità con cui i social media ci danno la possibilità di geolocalizzare e postare è superiore alla nostra capacità di gestire anche le implicazioni. Quindi c'è da, anche in ottica di rapportarsi col mercato del lavoro, no? Ci possono essere delle cose che meritano attenzione. Sì, esatto, io inizierei con un semplice dato. Negli Stati Uniti il 97% dei recruiter, cioè chi fa colloqui, utilizza LinkedIn per selezionare i candidati, quindi il 97% è un bel numero. Se tu non sei presente su quel social network, LinkedIn, vuol dire che sei automaticamente già fuori appunto, dalla loro selezione. Posso chiedere chi conosce LinkedIn, praticamente tutti, chi ha un profilo su LinkedIn? Insomma, diciamo che beh, il dato è impressionante, il 97% di recruiters, quindi di chi cioè, sta lavorando assumendo persone, usa LinkedIn, è un dato tosto, sì, no? Sì, 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 è un dato importante, è anche importante sapere che solo però il 50% dei profili attuali su LinkedIn è completato correttamente, quindi anche lì è la prima immagine che tu dai alla persona che ti sta selezionando, se tu hai messo solo il tuo nome e cognome e un'indicazione vaga dei tuoi interessi, diciamo che non porta a buoni frutti. Volevo rilasciarmi anche poi sulle nuove, sui nuovi mestieri del digitale e quello che parlava prima Pasquale. Se vedete il mio titolo un anno fa neanche esisteva. Il nostro team è cresciuto da 2 persone a 15 persone nel giro di un anno, in cui al suo interno c'è un titolo che secondo me Pasquale sentirà molto nei prossimi mesi, che si chiama Advocacy Manager. Cioè, chi si occupa di mantenere la relazione con i blogger più influenti o anche gli utenti che non sono dei blogger ma hanno una loro sfera di influenza nei social media molto grande e che permettono di parlare bene del tuo marchio. Posso fare, che ormai non mi guarderà più nessuno, sono un interlocutore, posso fare un parallelo? Così come è sempre stato importante fare il cosiddetto product placement, io devo dare il mio prodotto, il mio giubbino alla star, calcio piuttosto che nel cinema, adesso se vogliamo a rovescio, questo gioco dell'advocacy è tenere l'antenna collegata con questi, diciamo, sì, soggetti importanti nel mondo, no, in questo mondo mediatico. Che vuol dire tenere collegamenti che sono online e anche offline. Lunedì noi lanceremo un nuovo prodotto e io sono responsabile di tutta la parte di attivazione su social media. Uno dei miei compiti è invitare 40 persone, che sono 40 blogger più influenti al mondo, e avere una serata insieme, con cui si va tutti fuori a cena insieme, si parla, e quindi ed è lì che poi c'è quella correlazione tra online e offline. Comunque, ritornando invece al mondo del lavoro, sul mondo del lavoro, sull'utilizzo dei social media, dei consigli posso darvi che sì, dovete curare la vostra reputazione sui social media. Dovete curarla in un modo intelligente. Cosa vuol dire? Se voi andate su mio Facebook, per esempio, io il mio Facebook lo uso per lavoro, ho molti miei amici ma anche molti colleghi adesso, quindi è impossibile per me appunto distaccare la mia presenza su Facebook tra il personale e privato e il professionale. Quindi quello cosa vuol dire? Che bisogna cominciare a creare dei diversi layers, dei livelli di privacy differenti, perché se un recruiter passa sul tuo Facebook, per esempio, vede che tu hai un profilo completamente bloccato, questo non è che ha una buona idea di te, diciamo, questa è una persona seria, è una persona appunto che utilizza in un certo modo i social media, non si fa vedere sempre fuori con gli amici a bere nei bar, quindi lo assumo, no, anzi incomincia adesso ad avere dei dubbi su questa persona, perché bisogna saper condividere, anche la propria vita personale, ma in modo intelligente, in modo che se stai cercando lavoro in un certo ambito cerchi di pubblicare più o meno quello che potrebbe essere interessante per la persona che ti sta cercando, anche su un social network privato. Posso chiederti, in sostanza uno deve fare l'editing di se stesso, no? Deve fare l'editore di che cosa, di come gestire questi livelli, cosa devo, è meglio farci vedere cosa no, e giustamente gestire i livelli di privacy. Questo è un invito importante, no? Sì, è molto importante, anche perché i livelli di privacy sono molto bassi, anche soprattutto in Italia, perché non si conosce bene lo strumento, semplicemente, quindi
Uno poi può scaturire appunto un fatto imbarazzante in cui una persona che ti sta assumendo appunto incontra queste cose, non so, il massimo, ma anche appunto bisogna sapere condividere intelligentemente, bisogna, ad esempio, io do dei consigli, se voi leggete molti articoli su blog o appunto quotidiani online, perché non condividerli anche su Facebook, non solo su Twitter, che tutta viene più identificato come un social network professionale al momento, o LinkedIn appunto 100% professionale, ma cercare di far permeare informazioni professionali anche nel social network considerato più personale. Quindi tu dici Facebook non posto solo la foto dello spirit con gli amici, ma anche l'articolo che ho letto da questo passaggio, quindi non intorno al circuito, corretto? Esatto. Ok, grazie per l'indicazione. Tornerei a prezioso peraltro, tornerei a Gianni. Gianni, tu poi scappi perché vai a Pisa, hai questa cosa interessante che si chiama Talent Garden. Vuoi dirci di che cosa si tratta? Allora, 30 secondi. Fino che non sia nell'air della privacy. No, secondo me. Pubblicissimo. Anzi, è un concetto di contaminazione pura. No, una battuta velocissima su quello che ha detto Matteo prima, mi trovo perfettamente d'accordo. Anche noi in azienda facciamo colloqui, ma non troviamo molto spesso le figure che cerchiamo. Vuoi dire proprio in telegramma che cosa fa poi la tua azienda? Tu hai questo ruolo, di avere la tua azienda e il tuo ruolo in La nostra azienda si occupa di comunicazione, nasce come un'azienda di comunicazione e marketing storica, nell'86, è una di quelle più storiche in Veneto, ovviamente, e poi affronta 4-5 anni fa il passaggio al digitale. C'è anche un'operazione di fusione e integrazione e quindi entriamo nel mondo IT e soprattutto noi ripetiamo sempre che il mondo analogico non è finito, perché parliamo di mondo digitale stamattina, ma il 70% della pubblicità è ancora sull'analogico, cartelli stradali, giornali. Comunque è fusa, perché il cartello stradale con la geolocalizzazione o con... Il salto di qualità è proprio quello di mettere assieme il mondo analogico con quello digitale, quindi il nostro concept aziendale principale è mettere assieme il mondo analogico con quello digitale, e in questa logica mi ritrovo molto in quello che diceva prima Matteo, perché stiamo costituendo a fatica un nucleo interno stiamo chiamando la fabbrica dei contenuti, perché ripeto, il digitale è un mezzo, ma 4-6 figure che pensino i contenuti per i nostri clienti, e questa fabbrica di contenuti, come l'abbiamo battezzata, prima di tutto, più che gli specialisti, ci servono quelli che John Nesbitt 30 anni fa chiamava il generalista. Quindi mi rifaccio ai tuoi testi che non vanno buttati via, i testi di marketing base, perché questa figura di qualcuno che abbia l'idea della complessità, quindi abbia le nozioni, forse l'ha detto all'inizio anche Edoardo, le nozioni certamente di un minimo di specializzazione, quello del web, però una visione complessiva della filiera, questo è il passaggio, chiusa parentesi. Talent Garden, dico due parole, e oggi pomeriggio apriamo quello di Pisa, è una realtà ormai importante nei co-working italiani, noi abbiamo aperto uno a Padova che è l'unico del nord-est, abbiamo attualmente 26-27 abitanti, abbiamo fino a 36 postazioni, è una logica di co-working puro, ovvero noi offriamo uno spazio assolutamente alternativo, tutto incartonato e sostenibile, offriamo 100 mega di fastweb all'estero, questo fa ridere, ma da noi a Padova forse siamo una delle primissime realtà che abbiamo avuti, offriamo all'interno, ci sono imprese, quindi non studenti, ma ognuno è una partita IVA, è un SRL, quindi piccole imprese di giovani, possibilmente tra i 25 e i 35 anni, che siano dei talenti. Chi è interessato può ovviamente aprire il sito, è un'esperienza per noi interessantissima perché ci sta facendo crescere anche a noi, ci siamo di fatto oggettivamente creati nel tempo una cantera, abbiamo aperto, come dice Barcellona, abbiamo aperto il 6 di dicembre scorso, c'è un'attività notevolissima anche di eventi all'interno o a cui partecipano, e poi c'è un'attività formativa che sviluppiamo con il Comunica Lab, tanto per fare un'idea, abbiamo sviluppato un FB Master con 170 persone che pagavano 200 euro per una giornata, adesso faremo e-commerce master, insomma ce ne sono direi settimanalmente. In questa rete, giusto per darvi un'idea, Milano
noi abbiamo circa 450 metri più di sopra la parte formativa, arriviamo sui 600 metri quadrati, le altre città dove è stato aperto sono Brescia, Bergamo, Milano, 3000 metri è una città all'interno, ci sono all'interno quasi 200 aziende, tra cui la famosa Uber di cui avete sentito parlare, del nuovo servizio di taxi geolocalizzato. Che sta facendo gli assisti, no? Esatto, che gli hanno strisciato le macchine, pensate l'Italia, quanto retrogradi siamo, questi gli hanno approfittato un po' di fogli, gli americani vanno avanti per fortuna. Quindi oggi apriamo TAC Pisa, il 22 di questo mese apriamo Torino. Stiamo ragionando su Shanghai, Praga, Londra, perché diventerà un network internazionale. Ci crediamo moltissimo, è una cosa entusiasmante. Se qualcuno è interessato, apre il sito e prenda contatto. Un altro spunto interessante, e tra l'altro stiamo cercando di più a Venezia di alimentare situazioni di questo tipo. Io mi prometterei anche di dire da studente. Di Venezia, uno dei soci è il Parco Vega, giusto per citare, c'è anche un pezzo veneziano. Io mi prometto di dire: seguite da studenti, è importante seguire le lezioni, ma ogni tanto marinate qualche lezione, se magari il mio collega s'arrabbia, per andare comunque a inserirvi ad annusare eventi, convegni, situazioni di questo tipo, perché la semplice presenza in aula non ci dà tutto oggi. Quindi io mi prometto, non prendo rischio con i miei colleghi, qualche volta marinate qualche lezione, nell'ambito di 15 o 30 lezioni interne in corso, saltatene qualcuno, non andate a infilarvi, magari spendete dei soldi piuttosto che rinunciate a una tavolata, a un discoteca o qualcosa, ma per un biglietto in treno per entrare qui in questi posti che possono essere stimolati. Allora, io ho preso anche tanti appunti, devo dire che ho trovato cose interessanti, anche per me, ma mi auguro che lo siano anche per i presenti. Mi chiedo se qualcuno ha piacere rivolgere qualche domanda, perché comunque abbiamo delle persone che non è facile metterle insieme tutti i giorni, per come si spostano, per i loro impegni e le cose che fanno. Allora, mi chiedo se c'è qualcuno che ha piacere a fare una domanda eventualmente rivolta a qualcuno. Vedo un braccio alzato, solo uno stiracchiamento. Io ne ho fatte tante, ne posso fare ancora, ma voi puoi abusare del fatto che io sono solito qui. E la storia dice che poi se uno fa una domanda, poi scattano le altre, quindi dovrebbe fare la prima. Io non mi piaccio, eh? Sì, ma insomma, forza, sono sicuro che c'è qualche domanda. Guardate che anche, voglio dire, qualcuno può dire, io non sono abituato a parlare in pubblico. Caspita, bisogna pur superare questa cosa, no, so che poi anche una mano mi si è alzata. Riusciamo a far avere il microfono? Se dite magari il vostro nome e di cosa vi occupate, così solamente per inquadrare la vostra persona, e prego, una domanda magari compatta per risposte compatte. Grazie. Volevo fare la domanda a Gianni Porti, io mi chiamo Arianna Uriam e scrivo i contenuti per le startup, cioè contenuti proprio di inizio. Molto spesso incontro startup che sanno benissimo cosa vogliono ma non lo sanno dire. Allora cerco di fare capire all'esterno quello che loro hanno di innovativo e come lavorano internamente. Questo è utile per partecipare ai progetti ma anche per cominciare ad aprire dei canali sociali. Dunque, volevo sapere dal dottor Porti, diceva che l'imprenditoria veneta è un po' restia all'accettazione del digitale, e chiedevo qual era la motivazione secondo lei, cioè se non viene capito o se viene inteso come qualcosa di inutile, di frivolo o di giovanilistico. Ma allora, questa, possiamo darci di più, questa tua domanda mi dà due velocissime risposte. La prima, sulle start-up andrebbe fatta chiarezza. Io frequento ovviamente Giro Frezza, penso lo vedrò anche oggi a Pisa, Riccardo Donadon, il Veneto è l'epicentro italiano delle start-up, però non scusa, hai nominato due persone che hanno fondato due incubatori, chapeau davanti a loro, quindi, però credo che tutto questo sia stato un po' mitizzato, non possiamo far fuori un'intera generazione, molti sono in sala quest'oggi di questa generazione, raccontando loro una bugia, perché la start-up sappiamo che nei primi sei mesi il 90% schiappa, e penso che tu lo sappia meglio di me. Il problema è accompagnare il percorso della startup, farla diventare impresa, non illudere che non basta solo una mattina alzarsi e dire questa bottiglia la farò viola e sarà un successo. Invenzione è una cosa, un'impresa è un'altra. Quindi quello che su cui ci stiamo impegnando anche come Confindustria, non è facile, è proprio quello di accompagnare il percorso, perché dopo l'idea bisogna ingegnerizzarla, bisogna produrla, bisogna fare il marketing, bisogna fare un piano finanziario e avanti. Perché in Veneto? Rispondo con questa battuta.
quando nella Giunta Nazionale di Confindustria abbiamo letto i dati sulla diffusione della banda larga, il Veneto ahimè oggi è, perché noi ci dimentichiamo che l'infrastruttura è il digitale che dà l'infrastruttura per lo sviluppo, ma l'altra decisiva è la banda larga, non l'abbiamo ancora citata, ma se noi, anzi oggi ci vorrebbe la ultra larga, se noi non abbiamo la connessione non andiamo da nessuna parte. Penso che Edoardo che gira il mondo se ne accorge a sufficienza. Io sono per il wifi libero, lo dichiaro subito e siamo indietro anche su quello. Abbiamo fatto un appello la settimana scorsa al nuovo ministro dello sviluppo economico, perché quello precedente ha fatto tanti annunci, ma decreti attuativi non ce ne sono traccia. No, sulla banda larga portavo questo dato in Confindustria Nazionale, qui il Veneto, che è la seconda locomotiva d'Italia dopo la Lombardia per PIL e anche per l'export ovviamente, è al 7º, 8º posto per diffusione della banda larga, cioè siamo veramente indietro. Allora i colleghi mi hanno detto, quella volta, hanno detto, beh voi veneti però quando imparerete come fare diventerete immediatamente primi, quindi io spero che la generazione prossima ventura di imprenditori da oggi in avanti capisca in fretta quanto è importante gridare il manifatturiero con il digitale. Non è un caso che, guardavo un invito il 27 alla Luna Palace, Confindustria Veneto che sta invitando uno degli uomini che per Obama sta trasformando proprio il back to manufacturing per gli Stati Uniti, però pensando proprio al concetto della manifattura digitale. La sfida è tutta lì, mi rendo conto che siamo indietro, ma analogamente al tema della banda larga spero che noi veneti anche su questo sapremo stupire. Le università hanno un ruolo molto importante e il limite che abbiamo oggettivamente, che troppo spesso, Leonardo non è di questa specie ovviamente, per come parla, noi nei convegni diciamo tante belle cose in cui università, industria insieme, poi in effetti questa sinergia non c'è. Diciamo che stiamo lavorando sui mediatori culturali tra università e imprese. Anche lì dobbiamo riaprire alcuni mediatori. Grazie. Però... Allora, vedo, grazie Gianni, che tra l'altro sono delle cose anche molto attuali, molto calde. Allora, vedo una domanda lì dal fondo, grazie. Allora, adesso sta arrivando il microfono, credo, sì o no? Nel viaggio il microfono. Ok, prego. Allora, io mi chiamo Alice Pisano, studio Economics and Management, sono al primo anno e faccio parte del collegio internazionale Capisco insieme a questi ragazzi qua. E io ero appunto interessata alla figura del mediatore culturale e volevo sapere se c'erano delle esperienze oppure dei particolari e percorsi che si devono intraprendere, e quindi faccio una domanda per la 19enne che è all'inizio di questo cammino per poter incrementare e perfezionare questo profilo che, come noto, è abbastanza richiesto. Quindi... Grazie. Magari chi è che ha piacere a dire qualcosa? Non so se Pasquale ha visto qualcosa in giro che vuoi suggerire. Guarda, io... Prima che Foschi riesca ad essere bravo. Ricordi il tasto? Ah, sì. Mentre lei parlava, cercavo di, come dire, verificare all'interno dei 21 profili se ne avevamo già previsto qualcosa. E a dire la verità sì, perché vedi, tutto questo, se noi andiamo avanti, noi potremmo ragionare sulle nostre professioni di tutti quelli che lavorano sulla rete internet e sul web da adesso fino alla morte dei secoli, perché molto probabilmente quello che decidiamo adesso domani verrà completamente stravolto da una nuova applicazione, da un nuovo modo di intendere la comunicazione sul web, un nuovo modo di fare business sulla rete internet e web. Ragioniamo adesso quello che oggi, 8 maggio, a Venezia succede, è quello che ci stiamo dicendo. Obiettivamente una figura all'interno dei 21 è quella del Digital Strategic Planner. Perché? Perché è una figura, anche se vogliamo abbastanza apicale, che un po' fa il mediatore tra le stanze del top management che deve decidere quali sono le sue strategie sulla rete internet e web e tutti quelli che lavorano, infatti è una figura di staff al top aziendale. Ora, questa figura del mediatore culturale è un po' la figura di quella persona che dice, guardate ragazzi, un po' quello che diceva Gianni prima, cioè guardate ragazzi che qua se non si integra bene la matita
con il taschino e lo si integra in maniera intelligente, non si va da nessuna parte. Io utilizzo la matita per delle cose, utilizzo il taschino per delle altre cose, perché parto sempre dal concetto che l'obiettivo è quello che dobbiamo raggiungere. In base all'obiettivo che dobbiamo raggiungere, utilizzo i professionisti e gli strumenti più adatti affinché si possa raggiungere quell'obiettivo. Pasquale, io allora, restando nella compattezza rispetto alla tradurrei così la risposta, nell'attesa che, vedete, le istituzioni formative, soprattutto gli Atenei, sono degli elefanti, no? Sono comunque lenti, no? Una come Ca' Foscari si dice che sia meno lenta di altri, però in questo grande cambiamento che viviamo ci vorrà un tempo di adeguamento, certo. Per un po' sarà naturale fare una laurea in mediazione culturale per il mondo digitale. Diciamo che probabilmente oggi, nell'attesa di questo, la miglior cosa è un eclettismo e una curiosità nel cercare di assorbire stimoli, contenuti e pezzetti. Quindi credo che oggi, in attesa di, fra qualche anno avremo probabilmente anche qui qualche percorso pronto, come dire, che questo dà questa risposta, ad oggi bisognerà armarsi un po' di capacità di iniziativa e di fare da sé. C'è un'altra domanda sul piatto, prego, così abbiamo... Forza, grazie. Dopo la comunicazione digitale per la Scuola Grande di San Rocco è un esperimento che si sta facendo nella Scuola Grande di San Rocco, è abbastanza complicato perché è una realtà fondata solo nel volontariato e i confratelli sono delle persone, tra virgolette, anziane, quindi è difficile comunicare questa importanza. Io dico l'importanza di questo. La mia figura è molto particolare, io mi sono andata a proposta al mini culturale. Lavorare con i mini culturali è sempre stato difficile o quasi impossibile. E allora mi sono dovuta trasformare. Trasformare come? Nel 2000 con un esperimento, abbiamo fondato la prima rivista online, che adesso è in grama.it, passata adesso a Ca' Foscari, ieri parlo a Europa. E da lì io ho cominciato poi a lavorare in Biennale. In Biennale ho dovuto ibridarmi con, tra virgolette, gli smanettoni e riuscire a integrare il linguaggio degli ingegneri, il linguaggio degli informatici con il linguaggio degli archivisti per realizzare un database. Questa è stata una delle esperienze più difficili di questa... Grazie, se veniamo alla domanda. Sì, è più che la domanda, è cercare di capire come integrare, come fare integrare profili così distanti e diversi con non solo le attività imprenditoriali, ma anche le attività imprenditoriali riescono a fare interagire le istituzioni culturali, perché probabilmente riuscire a realizzare i famosi distretti culturali prodotti con questi contenuti che sono la base di questa città e di molte città. Diciamo che è un compito importante soprattutto per questa città e questo territorio. Assolutamente. Non so se qualcuno ha una sensazione, era sì. Più un'invocazione che una domanda, se ho capito bene. Sì, assolutamente. Meno che qualcuno abbia un commento sufficiente. Io faccio una battuta che condivido: una città come Venezia non si può non dire che, se sarà vero, il nuovo primo ministro ha detto l'altro giorno che guai tagliare ricerca e cultura. E credo che se ne tagliamo ancora la cultura, siamo destinati altro che il declino, alla fine totale. Noi dobbiamo recuperare una visione un po' rinascimentale anche di trasversalità e di cooperazione trasversale, quindi invito tutti alla curiosità. Allora, noi abbiamo un minuto per chiudere, perché poi c'è un'altra sessione che sarà la sessione inaugurale qui alle ore 12. Allora, io userò questo minuto in questo modo. Innanzitutto, sono convinto che ci sono stati molti spunti, il fatto che il digitale non è solo per smanettoni è davvero importante. Questo sito skillprofiles.eu, i lavori nuovi, community manager, application manager, il mediatore culturale, il tema della sentiment analysis, siamo riusciti anche a dare qualche riflessione su come affrontare un colloquio, come sfidare se stessi, attenzione anche ai propri livelli di privacy, ai propri livelli di visibilità esterna e come vengono visti. Io vi invito a sfruttare LinkedIn, perché se oggi il 97% lo usa negli Stati Uniti, mi aspetto che non per molto, quasi il 100% anche da noi lo userà. E come ogni strumento bisogna fare un minimo di pratica, di allenamento e costruirsi la rete, altra cosa importante, perché se in LinkedIn avete 5 connection, probabilmente sono poche, se cominciate a dire verso le 500,
magari è meglio, perché questo rischio di altre possibilità. Allora, ricordate che la fortuna è la somma di preparazione e opportunità. Noi siamo un paese che molte volte caccia l'opportunità e si dimentica che bisogna essere preparati. Bisogna essere preparati su temi, bisogna preparati sul gergo, su contenuti, su risvolti, su alcune competenze. Preparati non significa solo ascoltare i telegiornali, anzi forse potremmo spenderli per come sono gestiti oggi nel nostro paese, vanno reinventati, anzi magari leggendo di più, che so, il Corriere Innovazione piuttosto che ascoltare il TG1. Vi ricordo che la Digital Week è un programma ricchissimo, si svolge per 3 giorni, un lavoro enorme che è stato fatto con l'aiuto di tantissime persone, è un'opportunità aperta che vi invito a sfruttare anche al costo di saltare qualche altra cosa che avete in programma. Domani avremo anche il Digital Economy Forum con l'ambasciata americana a San Giobbe, quindi domani la Digital Week vi darà a San Giobbe. Vi invito anche a passare un po' di tempo negli spazi espositivi, dove ci sono alcune aziende che sono aperte a dialogare. Ci sarà anche per vita un po' un contatto per il Contamination Lab, che è un'iniziativa di Cafoschi per avvicinare la palestra d'impresa all'università, che non significa avviare impresa ma sviluppare competenze imprenditoriali. Chi è interessato a segnalarsi, cercate il punto di Contamination Lab, perché adesso partiranno tutta una serie di iniziative in questa direzione. Quindi cercate di sfruttare magari anche la vostra curiosità in questi 3 giorni. E io ovviamente voglio ringraziare i nostri 4 relatori che sono riusciti ad essere qui oggi a raccontarci un po' di stimoli, magari invito anche loro a fare un salto nei nostri spazi espositivi. Io sarò coinvolto nella sessione anche qui delle 12, ed eventualmente anche a me qualcosa qui nel nostro cortile. E per il resto, quindi ringrazio voi, auguro buona fortuna a tutti e vi chiedo una collaborazione nello sgombrare la sala, niente foto in terrazza, perché dobbiamo preparare la sessione successiva. Grazie a tutti e buona fortuna.